Buon viaggio! Buona fortuna! Viva l'Italia! Vedrai, lo stellone ci aiuterà. Domani il nostro battaglione scriverà una grande pagina. Maggiore Toselli! Maggiore Toselli! Maggiore Toselli! Angelo Nicola! Fermo o sbaglio? No, non sbaglio. Voi italiani. E io ho combattuto per l'Italia, sì. Senza farlo torno a casa. E così non ero prima. L'ho perduta combattendo in quel dì da Bagariba. Ma del resto sono sano. Se qualcuno dice no, gli rispondo che ce l'ho. Ce l'ho, ce l'ho. E infatti io ho detto ai miei tenenti, quando viene la guerra, io venire in Italia e fare l'amore con tua sorella. E giù, curvasciata in faccia. Ma come tu hai detto, Italia grande famiglia, re nostro padre, regina nostra madre. Ma allora tutte donne essere tua sorella. E giù, curvasciata in faccia. Ecco l'Italia, ecco la grande famiglia. Non verso me tendi la mano, ma verso l'Italia. Hai il nome dell'Italia impresso sulla bocca storta. Inciso l'hai sull'occhio crepato del colpo fraterno di Baionetta. L'hai sul cranio spaccato dal calcio del fucile. E non ti dice che talvolta la morte sorrida, riconoscendosi divinamente bella, guarda, guarda, nel volto dell'eroe. Questa l'ha detta Gabriele di Annunzio. Tenendi, tenendi, tenendi Gena, paura non c'è, paura non c'è. Tenendi, tenendi, tenendi Gena. Il dovere di benevolenza internazionale consiglia, o meglio impone, agli stati civili di inviare nei paesi barbari agenti di civiltà, missionari, geografi, tecnici minerari ed anche commercianti e coloni diligentemente scelti. Costoro intraprenderanno il dirozzamento e l'incivilimento pacifico dei barbari. Ulteriormente gli stati avranno un motivo sufficiente per domandare ai barbari un legittimo compenso sotto forma di trattati di commercio, alleanze politiche, unioni economiche, eccetera, eccetera. Se i barbari oppongono una resistenza puramente passiva, lo Stato potrà moltiplicare i suoi inviti senza avere mai, tuttavia, la facoltà di ricorrere alle armi. Ma se i barbari assaltano ingiustamente gli agenti della civiltà e cercano di espellerli con la forza, esso avrà il diritto di proteggere i suoi messi, di fare una guerra giusta contro gli aggressori, di imporre loro la sua autorità, totalmente o parzialmente, secondo le circostanze. Il mio vestito della prima comunione bianco, le sue calze bianche, il suo cappello, la mia divisa, l'anima nostra bianca dopo il sacrificio, la nostra innocenza. La nostra innocenza, la nostra innocenza. C'era questo coltello nelle mani della patria. Con esso sgozzava i suoi figli! C'era questo coltello nelle mani della patria! Con esso sgozzava i suoi figli! Toc, toc! Il maglio poderoso s'abbatte sulla porta di bronzo! Chi è? Siamo noi, muraglia di carne acciaiata! Siamo noi, valanga di combustibile umano! Ah, sì! E che volete? Incidere il nostro nome sul bronzo della storia! Forzare ad Oriente la ruota inesorabile del destino! Sì, sì, sì! O ardenti, o roventi, o freventi, andate a squagliarvi nel ciclopico baluardo della vittoria! Andate!
nel nome eterno di Roma. E in quanti siete? Siamo 8 milioni di malinconiche baionette a punzecchiare le sorde incudini della storia, mentre il sole si frange sulle lame accendendo al nitore dell'acciaio quasi una fiamma viva. Siamo 8 milioni e andiamo ad infornarci. Quando l'ultimo di noi sarà passato, spranga la porta per sempre. E sono 100 anni che sto qui. Non passare, gli faccio, non passare, che di là c'è il forno. E passano, passano, nel nome mio. E io faccio la portiera. Sono 100 anni che faccio la portiera. Mamma mia, che mal di testa, che confusione. Ma chi sono io? Aruste, chi sono io? Oh. Il sole si specchia sul mio cuore e il mio cuore è una dinamo. Io sono moderna, io sono luminosa, io volo verso il futuro, io sono oltremare. Scusate. Buonasera signore e signori, come potete ben vedere qui riproduciamo integralmente le condizioni di un accampamento del Regio Esercito Italiano durante la campagna di Etiopia. E io sono stato incaricato personalmente dal direttore di fare l'ufficiale e io sto qua e faccio l'ufficiale 24 ore su 24 e ogni tanto gli ufficiali si spogliavano, andavano a letto e qui è tutto originale, No, quello non lo so chi ce l'ha messo, ma comunque il resto c'era, il caffè c'era, tutto, perché i nostri soldati erano trattati bene. Visitate, scusate che c'è un po' di disordine, ma vedete, il museo chiude, allora stiamo facendo l'inventario e poi mettiamo tutto in cantina. Visitate. E voi che cosa siete? Una comitiva di turisti, no? Dopo lavoro ferrovia, no? Che siete? Una scolaresca, no. Siete venuti tutti qui, ognuno per conto suo, ognuno con la sua macchina, ognuno con la sua casa, chi ce l'ha? E siete venuti tutti qui stasera, cioè stamattina, ma tu guarda la coincidenza. Dopo quello che io ho passato stanotte, dopo i sogni che ho fatto, dopo... No, signori, scusate, io vi devo spiegare, perché voi magari chissà che cosa potete pensare. Signori, io in questo museo sento le voci,